È attesa per domani in Consiglio dei Ministri la nota di aggiornamento del DEF. La principale questione aperta è quella di un possibile aumento dell'IVA, anche perché il Presidente del Consiglio Conte ha parlato di progetti di rimodulazione. La flessibilità che ci arriverà dall'Europa potrebbe valere 11 o 12 miliardi, che però da soli non bastano a far quadrare i conti. Sull'idea di un eventuale aumento dell'IVA va subito all'attacco l'opposizione di centrodestra, che polemizza con la prospettiva di un aumento delle tasse. Ma fra i partner riaffiora qualche polemica. Salvini, ma soprattutto la Meloni, replicano all'affondo con cui Berlusconi ieri aveva affermato che senza Forza Italia fascisti e Lega non vincono e non governano. Sono ripresi i mini sbarchi nei porti italiani. Nelle ultime ore un'ottantina di persone sono approdate a Lampedusa a bordo di piccole imbarcazioni. Dal Papa, che celebra la giornata mondiale del rifugiato, un nuovo forte appello a non escludere nessuno. Con i migranti torni l'umanità, la richiesta di Bergoglio. Austria, oggi è il voto per il rinnovo del Parlamento. Per i sondaggi populisti e socialdemocratici sono in calo. Il favorito è Sebastian Kurz, che tornerà a essere cancelliere dopo lo scandalo corruzione che ha travolto i suoi partner di governo. Per l'intera Europa sarà decisivo capire quali alleati sceglierà e se cambierà la politica di Vienna su migranti e austerity. Sembra avvicinarsi l'impeachment per Trump. Secondo la stampa statunitense, i democratici punterebbero al voto entro novembre. Il presidente parla di scandalosa truffa e si appella al popolo americano. Ce l'hanno con me, scrive in un tweet, perché io combatto per voi. Vogliono togliervi il diritto alle armi, alla sanità, alla libertà, ma io non permetterò che accada. Inter al sesto successo su 6 partite fin qui disputate. Ieri la squadra di Conte ha superato la Samp per 3-1. Dietro ai nerazzurri c'è la Juventus. Domenica prossima a San Siro lo scontro diretto tra le prime due della classifica. Ai mondiali di atletica a Doha, prima medaglia per l'Italia e di Eleonora Giorgi, bronzo nella 50 km di marcia femminile. Tortus settimo nei 100 metri. Buongiorno dal telegiornale della 7, una buona domenica, una domenica che sarà di riposo per molti di voi. Senza dubbio c'è da scommettersi di lavoro per tutti i tecnici del Mise, perché sono le ultime ore in vista della nota di aggiornamento al DEF che fa da scheletro. Lo sapete, la prossima manovra correttiva, la manovra che arriverà e che sarà da presentare dal punto di vista del nuovo esecutivo anche a Bruxelles. Dicevamo lavoro per trovare gli equilibri, il percorso della prossima legge di stabilità, lo abbiamo detto più volte, è stretto per le risorse che mancano e per i margini di flessibilità che pure arriveranno all'interno delle regole da parte dell'Unione Europea. Ci sono gli altolà dei partiti, ci sono le richieste anche da parte del Premier Conte, che ha indicato anche tutto un pacchetto di norme che deve favorire la lotta all'evasione fiscale in un modo decisamente più incisivo del passato, ma c'è soprattutto quel che preoccupa di più e che pesa rispetto a quanto lasciato dall'esecutivo precedente, l'IVA. Un cantiere aperto, tutto è ancora possibile alla vigilia del Consiglio dei Ministri che dovrà approvare la nota di aggiornamento al DEF, la cornice della prossima legge di bilancio che dovrebbe valere 31-33 miliardi. La scrivania del Ministro Gualtieri è ormai sommersa dai calcoli dei tecnici del Ministero, ma mancano ancora le scelte politiche definitive, alcune delle quali tuttavia sembrano rafforzarsi con il passare delle ore. La flessibilità che l'Europa è disposta a concedere da sola non basta a garantire un provvedimento espansivo e dare forma e sostanza ai sogni dell'esecutivo e alle richieste dei partiti. Evitare l'aumento dell'IVA, finanziare il taglio del cuneo fiscale e avviare la rivoluzione verde, come vogliono tutti. Stanziare 1 miliardo per le famiglie, come chiede Renzi. Trovare risorse a sanità e scuola, come pretendono i ministeri competenti. E venire incontro anche alla necessità della pubblica amministrazione. Ma tutto non si può avere. L'asticella del deficit infatti oscilla tra il 2,1 e il 2,2%.
5,2%, che tradotto significa che da Bruxelles arriveranno 11 o al massimo 12 miliardi, che per l'appunto non bastano a far quadrare i conti. E siccome l'esecutivo vuole evitare a tutti i costi uno scontro con la Commissione, ecco l'esigenza di trovare 7 miliardi circa. Allo studio c'è una possibile stretta sugli sconti fiscali, ma in queste ultime ore si è fatta strada un'ipotesi dolorosa che nessuno fino a qualche settimana fa era disposto neppure a nominare e che già agita la maggioranza, cioè un aumento parziale dell'IVA, in particolare dell'aliquota del 10%, quella che colpisce ristoranti, alberghi, bollette e beni alimentari, che arriverebbe al 12%. La rimodulazione verrebbe ancorata a quello che il Premier ha definito il pilastro della manovra, vale a dire la lotta al sommerso con relativa emersione dell'evasione. In pratica, a fronte di un aumento IVA di 2 punti, ai consumatori che pagano con mezzi tracciabili, quindi carte o bancomat, verrebbe rimborsato mese per mese circa il 3%. Con il cashback pagherebbero insomma un'IVA più bassa di 1 punto percentuale rispetto a quella di oggi, mentre verrebbe penalizzato chi non rinuncia al contante. Tutte risorse che verrebbero destinate al taglio del cuneo fiscale, che ci sarà, ma sarà più leggero del previsto e forse scatterà solo a giugno. È bastato nominare la parola IVA e pensare di mettere le mani anche con una rimodulazione su quell'aspetto che naturalmente le opposizioni hanno subito promesso barricate e battaglia. In questo senso le tre destre, per così dire, si sono ritrovate compatte, mentre sul cammino che porta anche a tutti i prossimi appuntamenti rispetto alle regionali la sintonia lì è più difficile da evidenziare. C'è un vertice ancora in ballo e soprattutto candidati che ancora vanno definiti e confermati, ma nella battaglia contro i contenuti della manovra, beh, lì la compattezza è evidente. Aumenti dell'IVA e tasse sul denaro contante sono due cose che non permetteremo. Salvini è all'offensiva sul fronte economico, consapevole che in vista della presentazione della manovra è destinato ad essere il terreno caldo e un potenziale catalizzatore di scontento. Quando sento aumenti selettivi dell'IVA vuol dire che ti stanno per fottere, la versione di Salvini. La Lega vigilerà perché non si penalizzi chi paga in denaro contante. L'ultima cosa da fare mi sembra obbligare tutti ad avere una carta di credito, a meno che non si vogliano aiutare le solite banche. Mentre la Meloni incalza, questo governo doveva nascere per sterilizzare le clausole di salvaguardia e già parlano di aumento. Ma nel centrodestra, costretto a muoversi compatto nelle elezioni regionali dopo la saldatura a livello locale tra PD e 5 Stelle, non mancano le frizioni interne, con il vertice a 3 previsto la scorsa settimana ancora senza una data certa. Ieri da Forza Italia, strattonata dai partner, è arrivato un sussulto di orgoglio. Sovranismo è un'idea politica sciocca, le parole di Berlusconi di fronte ai suoi. I fascisti li abbiamo sdoganati noi, ma senza moderati non si vince. Parole bollate dalla Meloni come sintomo della difficoltà che vivono gli azzurri, stretti tra le sirene renziste da fuori e lo schiacciamento su Salvini da dentro. Difendere l'Italia non vuol dire essere fascisti, la replica di Salvini, che però non sembra voler cavalcare la polemica. Oggi è il compleanno di Berlusconi, mi limito a fargli gli auguri. Il leader leghista sposta lo sguardo sulle prossime elezioni, non vedo l'ora che arrivi il 26 gennaio in Emilia Romagna e il 27 ottobre in Umbria. Saranno per me come il Natale per un bambino. Vittorie che Salvini sente vicine e considera anticamera del ritorno al governo dal portone principale, spiega, non dal camino di notte. È un piano, per così dire, di rientro che naturalmente non trova concordi le nuove forze di governo, PD e 5 Stelle. Nelle indicazioni di Conte è chiara una cosa, si vuole marcare una discontinuità rispetto al passato, soprattutto nel campo dei diritti civili. Ecco tutti i ragionamenti e le proposte per quel che riguarda un pacchetto di norme sul fine vita, ma anche sullo ius culturae. I rischi li individua invece Di Maio, che frena non solo per la questione dei dissidenti interni, ma perché teme in questa fase di alimentare naturalmente la propaganda e la campagna elettorale di Salvini e della Meloni in particolare. Discontinuità, parola magica per comprendere i primi passi della maggioranza giallorossa, che prova a trovare convergenze sul tema dei diritti, in particolare cittadinanza e fine vita, sui quali la precedente giallo-verde non aveva legiferato.
Il percorso è complesso e pieno di insidie. Giovedì prossimo in Commissione Affari Costituzionali della Camera parte l'iter sulle proposte di legge riguardanti lo Ius Culture. Il presidente pentastellato Giuseppe Brescia, vicino alle posizioni di Roberto Fico, è favorevole alla riforma, ma mette le mani avanti. Dalla cittadinanza, che ha completato un ciclo scolastico, e solo civiltà, ma siamo ben lontani dalla discussione di un testo base e sulla proposta del Movimento si pronuncerà la piattaforma Rousseau. Mentre sul fine vita sia PD che 5 Stelle sono divisi anche al loro interno, con le anime cattoliche e laiche che spingono da posizioni diverse. Il premier Giuseppe Conte, proprio per prendere le distanze dal presidente esecutivo, spinge sul tema, mentre Luigi Di Maio teme Matteo Salvini, che potrebbe avere nuova benzina per la sua campagna elettorale permanente, dicono i suoi. Un invito al dialogo e a un rinnovato clima di collaborazione arriva da Giuliano Pisapia, da sempre impegnato su questi temi. Sono leggi da fare subito, dice l'ex sindaco di Milano. Lasciamoci alle spalle l'oscurantismo di Salvini. Il Movimento può dimostrarlo ora praticamente. Sullo sfondo poi restano le divergenze sulla riforma della giustizia, dove Pisapia vede distanze abissali, nonostante la ritrovata sintonia dopo il vertice di Palazzo Chigi tra il DEM Andrea Orlando e il ministro Alfonso Bonafede, che oggi in un'intervista al Fatto Quotidiano tende una mano a Matteo Renzi e lo invita al dialogo dopo i malumori per la mancata convocazione al vertice di Italia Viva. Malumori che invece sono esplosi ieri per un altro caso, la presenza di Davide Casaleggio a un evento promosso dal governo italiano all'ONU, che oltre alle opposizioni hanno visto anche le dure critiche del capogruppo PD al Senato, Andrea Marcucci, e di Matteo Orfini, sull'opportunità e sul pericolo di un conflitto di interesse. Polemiche strumentali dibattono dal Movimento, l'invito risale un anno fa e lo fece l'allora ministro degli esteri Moavero Milanesi. Anche Romano Prodi, ricordano, l'anno scorso venne invitato a partecipare in qualità di presidente di una fondazione. Veniamo al tema migranti, quanto mai attuale, soprattutto in questa giornata significativa, giornata mondiale dei rifugiati e dei migranti. È stato il Papa con parole ancora una volta forti e con un appello a non scartare gli ultimi dei nostri tempi. Così ha parlato Bergoglio, a ritrovare l'umanità, a porre il dito su quello che però, notizia dopo notizia, resta un caos nel Mediterraneo, un'emergenza costante fatta sì di sbarchi, anche quelli piccoli che sono ripresi sulle nostre coste, ma poi salvataggi, quelli riusciti, quelli mancati, perché gli allarmi in certi casi sono rimasti inascoltati. 3 mini sbarchi in poche ore a Lampedusa, 30 tunisini a bordo di un barchino sono stati bloccati all'alba a Cala Palme, erano riusciti ad approdare sulla spiaggia. Nella serata di ieri 2 barche erano state intercettate dalle motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, a poca distanza dall'isola. 50 i migranti a bordo, trasferiti tutti nel porto e poi nel centro di accoglienza dell'isola. Li chiamano sbarchi fantasma, imbarcazioni piccolissime, incapaci di poter fare una traversata e quindi con tutta probabilità vengono messe in mare da navi o da pescherecci a poche miglia dall'isola. Continuano intanto i naufragi nel Mar Mediterraneo e si torna a fare la conta di morti e dispersi. Ieri un barcone con 56 persone a bordo, partito alcuni giorni fa dalla Libia, si è capovolto al largo delle coste del paese nordafricano. E di poco fa la notizia di Alan Form, che scrive: dopo 80 ore a mare ed omissioni di soccorso da parte dell'Europa, pare che la barca sia stata soccorsa dalla cosiddetta Guardia Costiera Libica un'ora fa. Venerdì invece almeno 7 migranti, 6 uomini e una donna, sono morti in un naufragio al largo del Marocco. Il gommone con 50 persone a bordo si trovava a nord-est di Casablanca, stava cercando di raggiungere la Spagna. Secondo Alarm Phone, Italia, Libia e Malta avrebbero ignorato le sue richieste di salvataggio. Intanto in un tweet l'UNHCR ha scritto che 70 migranti sono stati fatti sbarcare poche ore fa in Libia dalla Guardia Costiera di Tripoli, dopo essere rimasti per giorni in mezzo al mare. 2 sono in condizioni critiche, ma l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati ha poi aggiunto: la Libia non è un porto sicuro per lo sbarco. Di sicurezza e di protezione ha parlato Papa Francesco in occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Non possiamo rimanere insensibili, con il cuore anestetizzato di fronte alla miseria di tanti innocenti. Non possiamo non piangere.
Dopo la messa in piazza San Pietro davanti a tanti immigrati, protagonisti dei viaggi della disperazione nel Mediterraneo e ora accolti in Italia, il Papa si avvicina a un nuovo monumento e lo inaugura. È molto diverso dalle statue dei santi in marmo bianco poco distanti. Si tratta di una zattera di bronzo. Sono riprodotti 140 migranti di varie epoche e luoghi, indigeni, sudamericani, ebrei perseguitati dal nazismo, africani che fuggono dalla fame. E anche per un possibile cambio sulla politica relativa ai migranti si guarda con interesse, non lo fanno solo gli austriaci al giorno di voto in Austria. I sondaggi sono stabili da parecchi mesi, danno per favorito il cancelliere e l'ex cancelliere Kurz, ma poi c'è un rebus delle alleanze che spingerà il paese in una direzione o in un'altra. Bisognerà aspettare lunedì per conoscere il risultato delle elezioni in Austria. Mai come stavolta, infatti, la scelta dei nostri vicini transalpini è caduta sul voto per corrispondenza piuttosto che sulla fila ai seggi. E dunque, per avere un quadro preciso, nonostante le operazioni di voto si chiuderanno alle 17, bisognerà pazientare. L'incognita però non riguarda, sempre che i sondaggi non abbiano clamorosamente fallito, il vincitore, ovvero quel Sebastian Kurz, ormai ex enfant prodige, a 31 anni primo ministro e oggi a 33 praticamente certo della rielezione con il suo partito popolare. L'incognita riguarderà invece chi occuperà il secondo e il terzo posto. La lotta infatti è fra il partito socialdemocratico ai minimi, accreditato di un 22% circa, e gli ultranazionalisti di destra dell'FPÖ al 20%. Dato quest'ultimo particolarmente incerto perché fu proprio a causa del leader dell'FPÖ, Christian Strache, che cadde a maggio il governo di Vienna, nato grazie ad una coalizione fra popolari e ultradestra. Fu questo video, di cui a oggi non si è ancora saputa né l'esatta provenienza né chi lo realizzò, a decretare la fine anticipata della legislatura. Gli ingredienti dello scandalo del resto c'erano tutti. Una villa ad Ibiza, una giovane donna che spacciandosi per ricca ereditiera russa prometteva aiuti ai due politici, visibilmente alticci, sovraeccitati e soprattutto corruttibili. Christian Strache, per l'appunto, e il suo braccio destro, Johan Gudenus, ovvero i vertici del partito conservatore. I giornali in questi mesi sulla storia non hanno mai abbassato la guardia, nonostante il nuovo presidente dell'FPÖ, Norbert Höfer, abbia provato a far passare l'intera vicenda come uno scivolone non attribuibile al partito. Ma più che lo scandalo, a modificare le preferenze degli elettori, potrebbe essere invece la questione climatica, di cui in Austria si è ricominciato da tempo a parlare, e la progressiva sparizione degli allarmi sull'immigrazione, proprio il cavallo di battaglia dell'ultradestra. Con chi si coalizzerà dunque il partito di Kurz è un'incognita, ma non è un mistero che, come per l'Italia, anche per l'Austria, Bruxelles veda decisamente più di buon occhio una coalizione fra verdi, liberali e popolari, piuttosto che una riedizione del passato governo. E tanti punti interrogativi ci accompagnano anche al racconto di questa settimana americana. Dal punto di vista dei democratici, l'impeachment è più di un'ipotesi, dal punto di vista di Donald Trump anche sull'Ucraina Gate è il caso di passare nuovamente al contrattacco. Questa inchiesta è uno scandalo, si rivolge così ai suoi sostenitori via Twitter il presidente assediato. Ce l'hanno con me perché io combatto per voi, vogliono togliervi il vostro diritto alle armi, alla sanità, alla libertà, ma io non permetterò che accada. Un appello che suona un po' furioso ma anche un po' disperato, ma il meccanismo dell'impeachment ormai è in pieno movimento. Secondo la stampa americana, la leader democratica alla Camera, Nancy Pelosi, vorrebbe arrivare al voto e passare la patata bollente al Senato già entro la fine di novembre. E quindi ecco che al segretario di Stato, Mike Pompeo, è stato imposto di consegnare al più presto al Congresso documenti relativi alle relazioni con l'Ucraina e già la prossima settimana dovrebbero cominciare le audizioni dei testimoni, tra i quali l'ex ambasciatrice americana nel paese est europeo, che Trump avrebbe cacciato proprio perché si sarebbe rifiutata di far pressioni perché venisse aperta un'inchiesta sul figlio di Joe Biden. Kurt Volker, l'inviato speciale del presidente per l'Ucraina, si era dimesso ieri.
E l'ira di Trump adesso sarebbe pronta a scatenarsi contro il suo attuale chief of staff, Mike Mulvaney, per la gestione dell'intero affare giudicata catastrofica. Si scopre intanto che la Casa Bianca, a partire già dal 2017, dal colloquio di Trump con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, quando il presidente si lasciò sfuggire informazioni classificate come top secret sull'ISIS, ha effettivamente adottato un, diciamo così, trattamento diverso dal solito per quanto riguarda le conversazioni di Trump con alcuni leader stranieri. Le trascrizioni dei colloqui non sarebbero state più rese disponibili ai membri del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, come da prassi, ma sarebbero state praticamente segretate. Conversazioni, ad esempio, con l'erede al trono saudita Mohammed bin Salman o con Vladimir Putin. Adesso andiamo con le notizie, anche con le immagini che vi possiamo mostrare a Hong Kong. Un nuovo weekend di protesta, calendario alla mano, siamo al 17esimo. Stavolta la mobilitazione anche nelle vie dello shopping della città. Gli scontri tra gli attivisti pro-democrazia e la polizia. Gli agenti hanno usato i lacrimogeni ad Angkor Road nel 17esimo weekend antigovernativo. La protesta, pochi giorni dai 70 anni dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Scontri anche alla stazione della metropolitana di Wan Chai, dove centinaia di manifestanti vestiti di nero con maschere e caschi hanno costruito barricate per resistere agli assalti della polizia intervenuta, lo vedete anche con i corpi speciali, numerosi gli arresti e notizia di pochi minuti fa anche un agente in borghese che avrebbe sparato un colpo di avvertimento in aria, un agente della polizia. La settimana legata ai temi dell'ambiente, siamo partiti dalle risposte parziali arrivate da alcuni paesi all'ONU, passando per la rivoluzione verde dei ragazzi nel mondo, in molti paesi che si sono mobilitati e molti occhi puntati anche sul versante italiano del Monte Bianco. Un allarme gestito forse mediaticamente non con grandissima attenzione, proviamo a fare il punto. Come ogni giorno, i distacchi di roccia e neve, la base sulla quale poggia il ghiacciaio di Plan-Pincé, fronte italiano del massiccio del Monte Bianco, è tutto sotto controllo. Quando e se i 250.000 metri cubi di ghiaccio si scioglieranno, seguiranno un percorso già tracciato sulla montagna, in un canalone, lo stesso che seguono le frane. La città di Courmayeur, dista oltre 5 km dalla frazione della Val Ferré che porta il nome del ghiacciaio, non ci sono rischi nemmeno per le località vicine. Il ghiaccio scenderà lungo il bosco fino al tratto di strada comunale già circoscritto, circa 700 metri. Per comprendere il percorso e la portata dello scivolamento a valle, bisogna partire da questo rendering, il Plan-Pincé segnato nel cerchio rosso. Quando ci sarà il crollo e in che modo avverrà, se tutto, solo una parte, è impossibile prevederlo, di certo c'è solo che finirà a valle con un'ampiezza pari a 55 campi di calcio. Lo scudo spaccato porta i segni dei cambiamenti climatici, si muove 35-40 cm al giorno, è monitorato 24 ore al giorno dai radar degli esperti glaciologi e per lunedì è atteso un nuovo bollettino fotogrammetrico. Ieri il presidente della regione della Val d'Aosta, Antonio Fosson, ha assicurato: siamo pronti e preparati a questo tipo di eventi. Il governatore ha invitato il premier Giuseppe Conte a visitare di persona lo stato del ghiacciaio. Io chiederei al primo ministro Conte perché ha detto a New York mercoledì scorso all'Assemblea dell'ONU che stava venendo giù tutto il Monte Bianco, creando una emergenza mediatica difficile da gestire, dice Fosson. In Val d'Aosta ci sono in tutto 186 apparati glaciali. Andiamo al calcio, una domenica in cui sono chiamate nel campionato a rispondere le romane dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale, occhi puntati anche su Milan, non può sbagliare Giampaolo contro la Fiorentina, ma il sabato ci ha detto molto sulle ambizioni di Inter e Juventus. In attesa dello scontro diretto di domenica, di mezzo però c'è un turno di Champions davvero non banale. Arriva forse troppo presto, ma Inter-Juventus di domenica prossima sa già di scudetto. Conte e Sarri non perdono un colpo con il tecnico nerazzurro che a Marassi fa 6 su 6, mettendo nei guai la Sampdoria di Di Francesco. I tanti volti nuovi rispetto alla gara con la Lazio non cambiano il DNA di una squadra già solida e mai uguale a se stessa. Schiaccia Sassi nel primo tempo con l'1-2 ravvicinato Sensi Sanchez ed Operaia nella ripresa, quando il cileno si prende il rosso per simulazione, obbligando l'Inter a 45 minuti
momenti di sofferenza e sacrificio. Il gol di Gagliardini, dopo l'acuto del blucerchiato Jankto, chiude il match lasciando i nerazzurri in vetta a punteggio pieno e con la difesa meno battuta del campionato. Ora le sfide a Barcellona e soprattutto Juventus, che si presenterà a San Siro staccata di due lunghezze, ma tra lampi di bel gioco. Contro la SPAL i bianconeri trovano qualche difficoltà in avvio, poi la seconda rete consecutiva di Pjanic stappa la partita casalinga, tenuta in equilibrio soltanto dalle grandi parate di Berisha. Positivo l'esperimento di Matuidi terzino, De Ligt cresce e migliora anche l'intesa tra Cristiano Ronaldo e Dybala, con l'argentino che ispira e il portoghese che segna. I campioni d'Italia sono dunque pronti per il big match con l'Inter. Prima però ci sarà l'impegno Champions con il Leverkusen, martedì sera a Torino. Nello stesso giorno l'Atalanta affronterà lo Shakhtar per cancellare il pesante KO di Zagabria. Intanto i bergamaschi festeggiano la loro miglior partenza dal 2000, demolendo fuori casa il Sassuolo. La doppietta di Gomez e i gol di Gosens e Zapata esaltano gli schemi di Gasperini, terzo e con il miglior attacco della Serie A. Per De Zerbi invece è la terza sconfitta negli ultimi quattro turni. E oggi il campionato aspetta importanti risposte dal Milan, con Giampaolo obbligato a fare punti con la Fiorentina a San Siro per restare a galla. A caccia di riscatto anche Roma e Lazio, uscite battute dal turno infrasettimanale. I giallorossi giocano a Lecce, i biancocelesti all'Olimpico con il Genoa. Domani sera Parma-Torino. Riflettori accesi anche sui mondiali di atletica leggera a Doha, nel segno intanto di Filippo Torto, il più veloce tra gli altri rispetto ai neri che nella gara hanno dominato, quella regina dei 100 metri, settimo, il più giovane, una consacrazione per lui, e poi la medaglia, la prima azzurra arrivata dalla maratona femminile. Una notte da ricordare, quella vissuta da Eleonora Giorgi per le buie strade di Doha. Nella gara senza dubbio più dura dell'intero panorama femminile, la trentenne marciatrice lombarda, una laurea di economia e commercio nel cassetto, ha coronato un 2019 da sogno. Lei, che lo scorso maggio si era presa il lusso di dominare la gara di Coppa Europa disputata in Lituania, con tanto di record continentale abbattuto di oltre un minuto al debutto assoluto in una 50 km, è raggiunta in Qatar con l'obiettivo di regalarsi un'altra grande soddisfazione. Ma il ricordo della notte precedente, in quella maratona a eliminazione, causa un caldo e un'umidità insopportabili, avrebbe potuto condizionarne la prestazione. Invece lei, più forte anche di alcuni momenti di crisi, superati grazie ad una volontà ferrea e ad una preparazione ottimale, ha lasciato andare le imprendibili cinesi Liang Rui e Li Maokuo, tenendo a distanza la pericolosa ucraina Sobchuk, per un bronzo che è anche la prima medaglia azzurra in questi mondiali, la numero 44 in assoluto, 16 delle quali giunte proprio dal settore marcia, da sempre foriero di grandi soddisfazioni. Finché non l'ho conquistata, comunque lo sapevo che la potevo prendere, ma finché non ho tagliato il traguardo non c'era niente di sicuro, e quindi la dedico a me, alla mia caparbietà e alla mia resilienza e perseveranza. Dalla gara più lunga a quella più veloce, regina dell'atletica leggera, che ha inserito di diritto il nostro Filippo Tortu tra i grandi della velocità. Dopo aver raggiunto con pieno merito la finale dei 100, 32 anni dopo Pierfrancesco Pavoni ai mondiali di Roma, il velocista milanese non si è fatto condizionare dai grandi nomi presenti al suo fianco, chiudendo al settimo posto la gara vinta dal chiacchieratissimo statunitense Coleman, graziato dalla IAAF nonostante i tre controlli antidoping saltati in questa stagione. Un 10.07 più che dignitoso per Tortu, felice e desideroso ora di trascinare il quartetto azzurro a un'altra finale, quella della 4%. Non devo montarmi la testa, adesso devo semplicemente fare quello che ho sempre fatto, mantenere la calma, un passo alla volta, perché adesso c'è la staffetta, sono molto voglioso di correre ancora e di raggiungere la finale insieme agli altri. Prima di fermarci, una doverosa correzione, ma medaglia era nella marcia e non nella maratona femminile. La pubblicità e poi torniamo con gli aggiornamenti. Di nuovo insieme, il tempo è per i saluti, non ci sono aggiornamenti importanti, dunque vi ricordo come sempre l'informazione che torna alle 20. Grazie e una buona domenica a tutti voi.